Milano, all'amica di Milano, invitando il direttore della Google Italia, ha portato tutta una realtà territoriale che probabilmente non sarebbe arrivata da nessuna parte, perché siamo rimasti lì, anche se c'è una bella platea. Noi, chi segue un po' le vicende della Camera di Commercio, sa che noi fin dall'inizio, insieme alle scarpe, abbiamo portato a Milano il territorio con il turismo, abbiamo portato i cappelli, abbiamo portato la gastronomia, e lei questa roba qui non si è limitata più a farla stare a Milano, ma attraverso appunto gli strumenti del web l'ha fatta arrivare un po' in tutte le parti possibili del mondo. Insieme a questa ci abbiamo messo i blog e i social, e quindi in un attimo si espandeva quello che succedeva a Milano probabilmente tra le altre cose è piaciuta anche questa, per cui lei adesso è una di quelle che sta all'estero, a Dublino, ma in realtà sta qui con noi, perché o ci colleghiamo direttamente o la facciamo venire quando abbiamo il piacere di poterla avere qui, ed è una bella soddisfazione, ripeto, è un arricchimento per tutti. Io mi fermo qui e vi ringrazio i ragazzi e i presenti per la partecipazione e per quello che sicuramente si andrà a fare in Iran. Perché abbiamo oggi auguri in tribunale, quindi ringrazio per gli auguri, ci vado volentieri. Vabbè. Grazie, ma ci faremo ancora. Bene, ritorniamo a noi. Appunto all'account, dicevamo, andiamo nella pagina www.google.com/AdWords. Da lì cliccheremo nel bottone qui in basso, che ha scritto inizia. Dopodiché, come vedremo, non vi ho fatto gli screenshot di tutto quello che succede dopo. Comunque è tutto un form di registrazione dove dovrete dare i vostri dati, i dati dell'azienda, i dati di fatturazione. Comunque, in caso vi foste interessati, poi dopo lo facciamo negli incontri individuali. Io ora, prima di andare proprio nella parte pratica della campagna, quindi perché noi lo faremo con un account nostro, ad esempio, vi faccio vedere un attimo come è strutturato un account AdWords. Allora, dicevamo, l'account che cos'è in generale? Siamo noi, quindi nome utente, password, è quello che noi dovremmo inserire. Ad esempio, nel caso di Mario, è il negozio di pelletteria Eccellenza Fermo. Abbiamo fatto un esempio casuale. Noi all'interno del nostro account, come abbiamo detto proprio prima, che non so se vi ricordate, ho detto strutturate le campagne in base alla tipologia di prodotti, possiamo creare diverse campagne. Possiamo creare diverse campagne sia per i prodotti, ma anche sia per la tipologia, quindi una campagna di ricerca, come dicevamo prima, una campagna display, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno di questa parte, quindi io qui ho messo, facciamo la campagna 1 sulle cinture, ad esempio, facciamo la campagna 2 sui portafogli. All'interno di questa campagna, noi, all'interno di questa parte, insomma, di questo step, possiamo decidere la località e la lingua. Dopo vediamo tutto comunque, io in questo intanto vi serve solo per ricordarvelo, quindi possiamo scegliere io dove lo voglio far vedere il mio annuncio. Ah, le cinture io le vendo solamente nel mio negozio fisico, non ho un e-commerce, quindi faccio vedere l'annuncio, non è che lo faccio vedere a tutta Italia, che non mi interessa, lo faccio vedere solo a quelli, agli abitanti, per esempio della regione Marche, perché so che mi possono raggiungere. Ugualmente la lingua. Budget, qui a questo punto impostiamo quanto vogliamo spendere in totale, quindi nel senso noi vogliamo, dico io per la campagna di promozione delle cinture nel mese di dicembre voglio spendere tot, lo imposto qua. Ogni campagna ha all'interno appunto dei gruppi di annunci, qui abbiamo fatto un esempio, per le cinture abbiamo messo il gruppo di annunci fibbia in legno, il gruppo di annunci fibbia in ottone. Perché? Perché comunque ogni gruppo di annunci, per ogni gruppo di annunci noi imposteremo le nostre parole chiavi, quindi appunto fibbia, fibbia in legno, cintura, cintura, eccetera, eccetera, eccetera. E nel gruppo di annunci andiamo ad impostare anche l'offerta per ogni parola chiave, quindi qual è il nostro costo per click massimo, che mi permetta, ovviamente poi dopo, cioè, in AdWords ci aiuta anche, ci consiglia dei costi per click ci fanno insomma essere visualizzati fra i primi. Sotto al gruppo, ogni gruppo di annunci, quindi io nella campagna cinture fibbie in legno avrò
X annunci, cioè io dico per la stessa tipologia provo a fare un annuncio in un modo, un annuncio in un altro, vedo magari quale mi performa meglio, quindi quale mi dà più risultati. Quindi per esempio che abbiamo messo cinture su misura 29,95, questi sono degli esempi proprio presi reali, oppure cinture in verapella, lo stesso sito. Ok, questo era per così che almeno anche questo piccolo specchietto lo potete avere e ogni tanto potete andare a riguardarlo. Ora andiamo direttamente proprio all'interno di un account, che in questo caso è l'account di Walter, se volete iniziare una campagna, Walter me la farà fare autonomamente. Come vedete, vi dico questa cosa proprio Walter inizia, come vedete appunto anche qui è strutturato proprio le campagne o Allora, adesso lo vediamo insieme, c'è una cosa bellissima, ovvero le spiegazioni, nel senso quando non sapete cosa fare, che è spesso un piccolo punto interrogativo, esatto. Leggetelo perché è utile per tutti per ricordarsi quel che sia. Allora, qui normalmente noi vedremo come sta andando la nostra campagna, ma qui stiamo facendo finta che è la prima volta che la facciamo, quindi non vediamo nulla, è tutto zero. Se noi andiamo su campagne, possiamo creare una nostra, appunto, una nostra nuova campagna, facciamo aggiungere una campagna. Qui ci chiederà i vari... Esatto, no? Che all'inizio sembra, cioè, ostica, ok, però naturalmente vi permette sempre di vedere qual è l'arco temporale che se è nato a destra a cui noi facciamo riferimento, quindi naturalmente, per esempio, cioè, se abbiamo una campagna da tanto tempo possiamo anche vedere tutto quello che è successo nell'anno, oppure addirittura comparare in un anno con l'altro, no? Per vedere l'andamento, per vedere i dati, per vedere le vendite. E poi naturalmente ci sono tutti tab, per cui campagne, gruppi di annunci, ricordate quindi quella slide che vi ho fatto vedere prima, Ilaria, in cui c'è il livello, no? Quindi account è tutto, poi ci sono le campagne, i gruppi di annunci e così via. Man mano che si vanno a creare, si vanno a posizionare su questa parte sulla sinistra, quindi è abbastanza, cioè diciamo poi semplice rintracciare dove. E posizionarsi sempre su un tab diverso ci dice sempre dove siamo, quindi ci ricorda se siamo a livello di campagna, se siamo a livello di gruppo di annunci, se vogliamo vedere le parole chiavi e così via. Bene, bisogna prenderci mano perché è molto completo, ma una cosa molto completa spesso è anche non è così intuitiva, però la completezza poi ci permette di fare ragionamenti importanti. Nel momento in cui facciamo una nuova campagna, subito ci chiede che tipo di campagna vogliamo fare, quindi che ci raccontavamo prima, display, shopping, video su YouTube, oppure rete di ricerca. Oggi noi diamo la rete di ricerca perché potrebbe essere un buon inizio per iniziare ad usare il vostro account. Quindi nel momento in cui la selezioniamo, innanzitutto qui la prima cosa che diciamo è l'impostazione della campagna, abbiamo la campagna standard, quindi con alcune funzioni diciamo preimpostate, oppure dobbiamo attivare tutte le possibili funzioni della campagna per poterle andare a gestire manualmente. Come diceva prima Walter, questi piccoli punti interrogativi che trovate qui al lato vi spiegano di che cosa si tratta, cioè dice standard che cos'è, tutte le funzioni che cos'è. In questo caso noi scegliamo tutte le funzioni, se poi anche Cristina ci vuole dire, ma penso che... tantissimo traffico teniamo dalle grandi città, quindi Roma, Milano, piuttosto che Napoli e così via. Se per noi è importante raggiungere questo reach, poi possiamo andarlo un po' a potenziare e lo facciamo attraverso tutte le funzioni. Quindi di base direi di utilizzarla, poi nel tempo naturalmente se si vedono già i flussi si fa modificare la campagna.
Gli diamo un nome. Anzi, cioè, in realtà io direi che non so se qualcuno vuole essere preso esempio, vuole fare una finta campagna su se stesso, sulla sua azienda. No. Esatto. No, facciamo su Mario. Infatti. Da tanto è proprio una cosa di esempio, ovviamente non è che poi dopo quella. O meglio, boh, se Walter ci vuole dare. Scegliamo, non so, un prodotto in generale, comunque mettiamo abiti da sposa generale. Il prodotto è unico, diciamo. Esatto, quindi sì, sì. Stilistiche, però è... Ok. Perché adesso, come abbiamo detto prima, il livello campagna si imposterà un budget, quindi magari se te in quel momento sei intenzionato a promuovere gli abiti da sposa rosa, allora nel caso uno potrebbe fare abiti da sposa rosa, indica un budget specifico. Quindi, nel senso, se te fai abiti da sposa, ovviamente il tuo prodotto è quello, però anche qui, se vuoi differenziare, è il caso di dargli un nome che ti ricorda perché lo sai. Gli stili specifici, oppure ad esempio, se per assurdo non conosco la tua azienda, quindi non ho neanche avuto modo, però se ad esempio tu fai gli abiti su misura, o se hai delle collezioni di brand, ok? Naturalmente la campagna, cioè sono campagne diverse, per cui tu che cosa vuoi promuovere di più? Il fatto che tu fai l'abito da sposa su misura o il fatto che tu diventi già brand di altre linee di collezioni, ad esempio su misura, ok? Quindi naturalmente faremo magari l'abito da sposa su misura, ok, perfetto. Andiamo. Allora, qui ci chiede in quali reti vogliamo che venga visualizzato il nostro annuncio, ci chiede se vogliamo includere i partner di ricerca Google, quindi tutti quelle piattaforme che si appoggiano su Google per fare la propria ricerca, e possiamo dire se lo vogliamo o meno. Allora, io in generale vi consiglio di utilizzarlo sempre, perché comunque rappresenta tipo il 10% del traffico, quindi è una mole veramente piccola, però ti permette, cioè quindi parliamo sempre di annunci di ricerca, e ti permette di abbassare un po' i costi della campagna in generale, perché gli annunci su i partner di Google costano un po' meno. Allora, includi i siti partner nella ricerca della rete display, qui lo stesso è una scelta che faremo a seconda se ci interessa o meno, nel caso specifico magari non ci interessa perché stiamo facendo una campagna di ricerca. Ok, lo spiego. Vai, sì. Allora, i partner di ricerca, cioè, quindi se noi abbiamo una diciamo tipologia di prodotto che non sappiamo come andrà, no? Cioè quindi è la prima volta che facciamo una campagna, non sappiamo se avrà abbastanza traffico e così via, possiamo anche decidere di far apparire il nostro annuncio sulla rete display. È un annuncio testuale, quindi non un banner, ma appare sempre sui siti. Questo in genere quando viene fatto? Viene fatto quando abbiamo bisogno di un'esposizione, però non abbiamo abbastanza traffico di ricerca, perché magari il nostro prodotto è un prodotto di nicchia, no? Molto specifico. Allora decidiamo di aprire in modo tale che, tra virgolette, facciamo un po' di branding, no? Poca roba, cioè nel senso non abbiamo tantissima esposizione, non è una campagna in cui possiamo scegliere i target e così via, però questo sistema è fatto apposta per prendersi il 20% all'incirca del budget giornaliero e per far vedere il nostro annuncio testuale. Quindi all'inizio, magari in una campagna all'inizio potrebbe lo essere testuale, quindi diciamo oltre al logo inserisco il logo in quel caso, allora teniamo conto è sempre l'annuncio, quindi le righe di descrizione e cerca per esempio anche infatti stavo pensando. Ovviamente se uno vuole fare veramente branding allora utilizza la rete di display, perché un'immagine magari sarà più comunicativa e simile. Come ci dicevo giustamente, se presupponiamo di avere poco traffico,
noi possiamo fare una campagna e non consumare tutto il budget che abbiamo impostato, però vuol dire che stiamo facendo un errore, perché vuol dire che non stiamo sfruttando appieno quello che era il nostro budget pubblicitario, quindi potrebbe essere invece questo più un sistema per ovviare a questa mancanza, fermo restando che se uno ha la capacità, il budget e le capacità di fare la rete di display con delle immagini, con delle animazioni eccetera, ovviamente sarà più bello, però può essere un intermezzo, diciamo. Cioè che serve un sito praticamente come fosse, immaginiamo questa parte qui che compare in un banner di un sito. Ma dove si può infatti stavo pensando tipo la Repubblica, secondo me. Normalmente sta qua il banner. Vabbè, ora c'è un banner, questo qui è un banner proprio della rete display. Di solito, ecco, questo per esempio è un banner del sito. Un super banner. Sì, sì, no, mi volevo far vedere. Vedi questo che abbiamo Moment Home. Allora, un annuncio di solito immagine si prende tutto lo spazio, sì, in questo parato. Se invece entra in asta degli annunci testuali, su uno spazio quadrato ce ne entrano quattro. Sì, infatti. Vabbè, magari dopo troviamo qualche immagine. Ok. Quindi scegliamo sì o no, sì, è una riflessione, queste sono tutte domande che la risposta non è univoca, è dipende dalla vostra esigenza, dovete fare l'analisi delle vostre esigenze e quindi rispondere sì o no nel caso. Poi, qui si parla di dispositivi, poi in realtà se vorremmo far comparire la nostra campagna solo su desktop oppure su mobile in quale percentuale, lo si può impostare più avanti, questa cosa qui. La località invece si imposta qui, perché noi possiamo dire ok, vogliamo far comparire in tutta Italia, oppure magari visto che noi vendiamo solo in un negozio fisico e quindi ce l'abbiamo a Civitanova e non ci interessa che il nostro annuncio lo veda uno del Piemonte perché non verrà mai a provarsi l'audio delle Marche, allora ce lo facciamo solo nella regione Marche, oppure lo facciamo nella regione Marche e nel comune di Vibo Valentia, perché qualche insomma scegliamo proprio dove vogliamo che compaia il nostro annuncio. Clicchiamo proprio su, qua, su ricerca avanzata, ci dà una mappa globale, noi andiamo per esempio scriviamo, ma io lo voglio far vedere solo nelle Marche perché appunto ho il negozio qua, ok, me la proprio mi fa me la evidenzia, poi dico ah ma io ho anche l'altro punto vendita a Pescara per esempio, allora dico ma vediamo, mettiamolo anche a Pescara per esempio, quindi mi evidenzia sia la regione Marche sia la città di Pescara, comunque cioè noi possiamo proprio localizzare quello che più ci, cioè targettizzare quello che proprio più ci interessa. Prego, la domanda? No, una cosa. Sì. Se hai quello che tu, cioè quando tu fai una campagna, tu dici io voglio i click da quel target che potenzialmente è interessato. Allora, tu hai un negozio online, cui vendi online, puoi tranquillamente vendere in Italia, anzi addirittura cominciare a fare export. Penso a fare una campagna inglese per l'Inghilterra, eccetera. In questo caso noi abbiamo un negozio di atelier, ok? Abbiamo assunto, forse dici se non è corretto o no, tipicamente l'abito su misura, la sposa è un abito che va provato, ok? Quindi il nostro target oggi non è tutta l'Italia, ok? Ma principalmente per partire è più o meno una... cioè la dobbiamo, diciamo, intercettare quegli utenti che sono disposti a venire nel nostro negozio. Potrebbe, ovviamente, dipende come è strutturata l'azienda, anche qui non c'è mai la risposta. Se l'azienda riesce a vendere solamente in un punto vendita locale, allora sì, sarà limitativo, però in effetti pagare per un click di uno della Sardegna che non verrà mai da noi è una spesa superflua, diciamo, quindi nel caso specifico non va bene. Se lei faceva abiti da sposa e gli spediva per posta senza che li provava, allora era interessante farlo in tutta Italia perché era indifferente, perché io lo spedivo e se era... Noi vediamo la quindicina di punti vendita in Italia. Visto, ecco, esatto. Esatto, quindi uno potrebbe dire lo metto in tutte le regioni in cui ho l'atelier, oppure lo metto in nelle province. Naturalmente, allora, l'abito di sposa è un acquisto abbastanza complesso, no? Per cui naturalmente, siccome io spendo tanti soldi, io sono disposto a spostarmi se quello veramente mi piace. Quindi in quel caso il raggio che utilizzo è comunque abbastanza ampio, no? Cioè, se io so che quello è l'abito dei miei sogni, magari sono disposto pure a fare 40 km, no? Di averlo, e quindi in quel
effettivamente, cioè comunque il raggio che ho pensato magari di ristorante o la pizzeria in settimana, no? Se vogliamo andare in velocità, cerchiamo e vediamo quello che è disponibile. Indicativamente non vale la pena farlo a livello italiano, magari vale la pena farlo a livello di provincia al massimo, considerato che noi siamo abituati a spostarci molto, no? Quindi tra un paese e l'altro, quindi provincia va già bene, però a livello regionale io a una pizzeria una sera ho finito di lavorare a Senigallia non ci vado, cioè, tecnicamente, quindi dovete pensare politicamente a quello che è il target riferito al prodotto, ok? Quanto io sono disposto del bene, bene anche cioè un bene complesso, costoso, di qualità, magari io sono disposto a fare di più. È limitativo nel senso che comunque se io non posso offrire il servizio a effettivamente il sardo, perché dovrei spendere per i suoi click quando in realtà so che lui intanto non lo comprerà mai il mio prodotto? Ecco, qui arrivo pure su lì. Se c'è l'e-commerce è tutta una discorso. Nel caso, per esempio, conosciamo cioè la signora che c'ha, che fa scacco da uomo su misura, cioè che comunque invece magari potrebbe essere interessante per tutta l'Italia, comunque una cosa che, o anche addirittura a livello più globale. Quali sono magari le altre città, così ce le scriviamo, un'altra città dove c'è il punto vendita? Milano, ok, allora magari mettiamo proprio Milano e mettiamo 40 km in raggio da Milano, così almeno questa qua tipo la vedi. Vedete, esatto, la differenza? Prima abbiamo messo la regione o la provincia, quindi prendiamo i limiti amministrativi. Sì. Ok, cioè quindi tutta la regione Marche e la provincia di Pescara. È il limite amministrativo, cioè il confine geografico. Invece su Milano abbiamo detto, cioè, poniamo il presupposto che secondo noi il target di utente che è disposto a spostarsi almeno per 40 km. Ok? Quindi io come raggio gli do 40 km. Se era un ristorante, magari ne avevo 10, ok? Dico che ne so, in un raggio intorno a Fermo, 10 km. E quante località ci possono aggiungere? Quante le vuoi? Quante le vuoi, sì. Abbiamo fatto cose anche molto, molto complesse, con tutti i cap, sì, tutte le province per vedere. È molto libero, quindi ovviamente voi sapete che più ampliate l'area, più ovviamente diluite la vostra offerta, cioè comparirà magari allo stesso numero di persone, poi c'è anche altri variabili, allo stesso numero di persone, ma magari ne prendete poche per ogni zona, invece se distinguete il campo ne prendete di più per quella zona. È una riflessione che va fatta, non c'è anche qui una risposta. Dipende sempre, esatto, dal vostro obiettivo, da come è strutturata la vostra azienda, da quello, non c'è una risposta generale. Comunque andiamo avanti, appunto, qua abbiamo messo tutte le eccetera. Le opzioni avanzate, non so, quindi ci le apriamo, io le lascerei un attimo. Esatto, apriremo anche le opzioni avanzate. Lingue, allora, ovviamente mettiamo l'italiano, ma qui Google che dice, guarda, ti consigliamo di inserirci anche l'inglese. Di norma è sempre preferibile inserircelo, perché appunto, perché questo qui si riferisce alla lingua del browser, giusto? Quindi appunto potrebbe essere che magari delle persone hanno il loro browser impostato in inglese, pur essendo italiani, oppure delle persone che passano, quindi è importante anche inserircelo. Andiamo quindi a modificarlo, qui si apre tutta una schermata. Esatto, sì, 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 sì. Mentre invece in quest'altro caso noi invece lasciassimo solo italiano, no. Quindi magari, esatto, poi... Questo qui è sempre un'altra tipologia di scelta che dipende sempre dall'azienda, cioè per esempio parliamo di turismo, però già dopo faremo un'altra tipologia di ragionamento. Ok, facciamo anche qua. Andiamo avanti. Qui andiamo invece alla parte che piace tanto a Walter, dei soldi. Qui stiamo attualmente mettendo, impostando manualmente le mie offerte per click, cioè diciamo in questo spazio quanto sono disposto a pagare un click, il massimo che sono disposto a pagare, perché poi abbiamo detto che con il meccanismo dell'asta magari pagheremo qualcosa di meno. È un'offerta predefinita, comunque poi possiamo modificarla anche successivamente. Facciamo finta che noi siamo disposti a pagare fino a un euro, facciamo adesso un esempio generico tanto. Invece qui impostiamo il budget giornaliero, quindi ad esempio diciamo ogni giorno sono disposto a spendere 14 euro, perché ho fatto i miei calcoli, voglio spendere 14 euro al giorno al massimo.
come diceva prima, c'è chi spende 100.000, c'è chi spende 4, chi spende 50, chi 100, questo ovviamente è una cosa molto variabile. Ovviamente poi vedremo che se noi andiamo proprio a scegliere, a azzeccare le parole chiave, magari appunto possiamo anche ottimizzare la nostra spesa. Ok, qui abbiamo l'estensione dell'annuncio. Posso dire dopo? Sì, perché è importante capire la struttura. Esatto, però il resto viene tutto... Dopo sono tutte specifiche che esattamente sono interessato, dice ok, andiamo a vedere insieme quali altre opzioni si possono attivare. Allora, o lasciamo la campagna che continuerà finché non la stoppiamo, oppure possiamo impostare, ad esempio, per alcuni tipi di campagne potrebbe essere utile una data di fine, così come possiamo impostare una data di inizio, magari la preparo oggi, poi parte fra due settimane, non è quello il problema, magari oggi ho tempo, quindi mi ci dedico, ma partirà tra un mese, tra una settimana e così via. La data di fine banalmente si sceglie quando si vuole che la campagna finisca, dico io la voglio fare fino al 30 perché non lo so, perché ho fatto questa scelta. Anche per questo uno può fare anche un discorso, anche perché ci può fare un piccolo studio, cioè tipo per esempio dice io voglio fare una campagna natalizia, cioè andiamo a vedere, dopo magari questo è un altro seminario, lo vedremo comunque quali strumenti mi possono aiutare per scegliere qual è il momento migliore per iniziare una campagna, per concluderla, cioè non, volendo noi non facciamo nulla a caso, cioè che dico oggi inizio e okay, no. Qui si può scegliere anche in quale fascia oraria far comparire il proprio annuncio, eventualmente in quali giorni, per esempio posso dire io voglio fare che ci sia tutti i giorni e tutte le ore, meno che il mercoledì, perché non lo so, perché il mercoledì mi sta antipatico. No, ovviamente non è perché mi sta antipatico, perché c'è un ragionamento dietro, e quindi sceglierete voi quando volete far comparire il vostro annuncio. Anche quello che ci diceva prima Cristina, diciamo magari va il fine settimana, il prima di Natale, cioè, funziona meno, anche lì. Anche o del tuo del sito web. In generale non è consigliabile, ok, fare degli atti temporali tanto piccoli, perché cioè, quindi che ne so, dirigi il mio profilo Facebook, io so che la maggior parte delle persone visitano, vedono il mio annuncio dalle 13 alle 2, ok? Qui è un po' diverso, no? Perché comunque tu su Facebook la campagna ce l'hai sempre accesa, quella è semplicemente la fascia in cui tu hai più riccia, no? Quindi raggiungi più utenti. Da questo punto di vista non conviene fare cioè tipo 2 ore al giorno, semplicemente perché quando tu inizi a dire ok, io sono disponibile a partecipare alle aste, poi cominci a partecipare alle aste e così via, non è che la campagna io la attivo adesso e tra 2 secondi c'è il primo click, no? Ci vuole un po' di tempo quando soprattutto fai delle campagne nuove. Fare delle campagne tanto brevi, ok, non è consigliabile. Quello che poi si può fare è dire io so che in questo orario, ok, ho più reach da parte degli utenti, quindi questo orario è migliore per me, quindi in questo fascio oraria sarei disposto ad offrire di più. Quindi se genericamente offriamo 20 centesimi, tu sai che siccome il mercoledì quando vai in onda, webbing, sì, eccetera, dalle 20 alle 22 ci sono più ricerche di abilità sposa, e quindi dici io in quella fascia oraria sono disposto a offrire 50 centesimi invece che 20. Si può fare. Andiamo avanti, tutte le opzioni aggiuntive, poi sono dei servizi aggiuntivi che magari uno scoprirà nel momento in cui li usa. Andiamo avanti. Salviamo e continuiamo. Il secondo step appunto crea un gruppo di annunci. Abbiamo fatto la nostra campagna, stiamo facendo il nostro primo gruppo di annunci in questo momento. Nel caso specifico era abiti da sposa, adesso abiti da sposa su misura, adesso facciamo il gruppo tipo abiti rosa. Bene, adesso qui ci chiede proprio di creare il nostro primo annuncio, perché nel momento in cui lo facciamo per la prima volta si arriva fino all'annuncio. Poi vediamo che uno può aggiungerne altri, però adesso dobbiamo fare anche il nostro annuncio. Ad esempio dobbiamo dargli un titolo. Ovviamente è esatto, prima qui sceglierete annuncio di testo, annuncio dinamico, eccetera. Noi stiamo facendo un annuncio di testo, quindi come vedete qui, questi qui sono degli esempi. L'annuncio laterale, quindi significa quello che voi, se cercando eccetera, Hotel Economico Roma, vedete al lato a destra, o l'annuncio in alto, cioè quello proprio nella... Cercando le parole chiave che poi agganceremo fra poco. Ok, titolo, titolo. Abbiamo 25 caratteri, deve essere una cosa molto concisa.
servizi. Esatto, e qui anche Google c'è dei consigli, cioè inserisci 25 caratteri di testo per promuovere nel testo, è consigliabile includere parole chiave, un invito all'azione specifica, quindi già ci dà delle informazioni su come poter strutturare anche un titolo efficace. No, crea il tuo abito, forse è troppo lungo, crea il tuo abito sposa nostra. Bisogna fare delle prove, ovviamente. Adesso facciamo un esempio banale. Quindi Stina che ci consiglia, crea il tuo abito. Crea allora, il tuo abito. Per esempio rosa non è una delle cose che si cercano tantissimo, comunque che appaiono sul... Quindi io direi, più che creare, perché comunque sempre acquistare, no? Cioè lei certo. E cioè la stilista crea, no? Sì. Quindi è scegli, okay. Per esempio, che ne so, cioè direi uno, scegli l'abito dei tuoi sogni come okay. Titolo. No. Ci siamo. Quindi... O a... scegli il tuo abito da sposa, tra l'altro. No, scegli il tuo abito da. Scegli il tuo abito. Vediamo. Ok, andiamo sotto. Abbiamo un po' più caratteri. Esatto, quindi abbiamo 35. Ok. Quindi potrebbe essere esempio. Abiti da sposa su misura. Abiti da sposa su misura. Quindi andiamo a spiegare un minimo, perché vedete qui per esempio era accogliente vicino alla metro, relativo all'hotel di Roma di prima, quindi. Sì. Esatto, quindi andiamo per esempio a... Per esempio, accogliente di cena aperta non ripete la parola hotel, invece dovrei ripetere... No, no, in effetti, è una scelta ovviamente, ma in effetti è le parole chiave quelle che ci faranno comparire, quindi a seconda di quelle parole chiave, ovviamente dopo... L'annuncio è l'annuncio che appare, quello che io vedo, esatto. La parola chiave la scelgo sotto. Cioè nel senso noi ancora non abbiamo scelto. L'annuncio deve essere completo, eccetera, quindi adesso... Bisogna avere un po' di creatività, esatto. Cioè, nel momento in cui l'utente ha fatto la parola, ha digitato qualcosa che erano le tue parole chiave, allora devi cercare con il tuo annuncio di convincerlo a cliccare su di te. Però anche spiegando un po' quello che fai, perché se ti clicca e poi tu fai un'altra cosa, hai perso un click, cioè hai parlato un click e non ti sedia, quindi devi cercare un equilibrio fra quello che. Quindi magari mettiamo. Io qui dicevo ripeterei la tua cosa. Per... semplice, oltre che scegli, direi. Il titolo sarebbe abito da sposa rosa, perché se diciamo che la parola chiave che vogliamo è abito rosa, ok, il titolo deve essere coerente, no? Quindi io so che ho cercato abito rosa da sposa e voglio vedere sul titolo che c'è la stessa cosa, come potrebbe essere, se io come parola chiave utilizzo abito su misura, io voglio vedere che quest'abito è su misura, non è di un brand, perché io voglio che lo costruisca per me, ok? Quindi deve essere perfettamente coerente. E qui naturalmente inizia a descrivere, no? Quindi potrebbe essere, tipo, che ne so, scegli il tuo abito da sposa su misura. No. Sì, il tuo abito da sposa e sotto diciamo lo facciamo su misura. Quindi. Sì. Su misura e niente lì. Punto. Poi mettiamo il link del sito. Qui. Specifica, qui c'è scritto URL di visualizzazione, okay, che come vedete qui è questo qui verde, www.example.com ad esempio, e l'URL finale, cioè molto spesso noi abbiamo degli URL, che gli URL sono questi qua, l'indirizzo sopra in alto, cioè molto strani, cioè magari si possono avere numeri, eccetera, eccetera, quindi non è molto bello che poi si veda nell'annuncio. Quindi noi diciamo, noi mettiamo come URL di visualizzazione, normalmente è consigliato magari inserire il proprio... la home, quindi il nostro sito in sé, quindi ora copio www.irisnobel.it e lo metto come URL di visualizzazione, però io poi dopo voglio che vada a finire nella, per esempio nella galleria, scegliamo, non so, dimmi te, guarda in video ci sono proprio gli abiti rosa. Ah, ok. No, cioè noi magari ovviamente lo dobbiamo... Insomma, scegliamo la pagina specifica dove vogliamo che l'utente vada dopo aver cliccato. Quindi può essere, se uno c'ha un e-commerce, può essere il prodotto direttamente, se uno già vuole che vada in contatti, mandare nella pagina dei contatti, vuole un preventivo, una pagina preventivi, insomma, scegliamo dove mandarlo. Sicuramente, esatto, magari, non so, ora correggimi se sbaglio, sì, magari dovremmo aver fatto una pagina un po' che sia in linea con... Dipende, perché naturalmente se noi vogliamo fare una campagna che presenti la collezione, eccetera, quindi magari più generica, va bene, questo tipo certo. Di pagina. Magari però è sempre importante che ci sia all'interno del sito il modo di dire come vengo in contatto, no? Cioè quindi magari un invito all'azione sotto, non so se c'è sotto sulla pagina.
No, ora è proprio così. tipo, che ne so, prendi un appuntamento, chiama la TV, cioè quindi Fai in modo qualcosa. tale che naturalmente cioè non facciamo solo vedere quello che abbiamo, ma gli facciamo anche capire come si può acquistare, come si può prendere un appuntamento, eccetera. Quello sarebbe un elemento importante. Perché per te è importante, per esempio, che loro chiamino per prendere un appuntamento. O lo aggiungi sotto, magari ci ragioni, fare una pagina, una landing page più delicata, ne crei un'apposita, ne Cioè, crei una di. contatti e contatti, no? Cioè, tu che cosa vuoi? Vuoi un appuntamento? Quindi, in teoria, la pagina non dovrebbe chiamarsi contatti, ma dovrebbe chiamarsi, che ne so, prendi un appuntamento. Cioè, gli utenti sono pigri, immagina anche tu a volte, no, quando non trovi quello che cerchi, cioè, noi diciamo sempre, keep it simple and stupid, no? Cioè, deve essere più veloce possibile, e stupido, cioè per cui anche un bambino deve poterlo fare. Per questo, per esempio, magari oltre, io immagino che questa parte, per esempio, di gare, di video è molto emozionale, no? Quindi magari metterci l'invito all'azione per te potrebbe essere un po' pesante, no? Dici, io voglio che i miei abiti si vedano bene, eccetera. Però leggermente sotto il footer, no? In modo tale che se uno scrolla con il mouse, se c'è un piccolo bottoncino che ti rimanda a prendere un appuntamento, non sarebbe male. Comunque, esatto, ora noi copiamo proprio il link dove noi vogliamo che arrivi l'utente e ce lo incolliamo qua. In realtà la cosa che puoi fare, Lezione in cui si parlava allora, per prima, farlo più semplice anche esatto, per le visualizzazioni, puoi siccome non togliere sono il riuscita a zoom. Che so, fare la I lettera grande, che è più incisivo, e addirittura per farlo più coerente, anche se non esiste una pagina che si chiama Abiti Rosa, potresti metterlo proprio slash, ad esempio. slash Abiti Rosa. Che magari l'utente un po' più smart legge anche lì e vede che dice ok, mi manda su una pagina che parla veramente di abiti rosa e non su un'altra pagina. Cioè io digito così, però Questo mi è finto, rimanda. questa è una cosa Sì, finta, è questo è un testo finto. Cioè, la cosa praticamente. importante è che sia comunque la parte, cioè la parte di dominio ci sia, no? Quindi Iris Noble, cioè il punto it. Poi dopo noi possiamo modificarlo mettendo la lettera grande che magari è più attraente nei confronti degli occhi degli utenti. Possiamo metterci per esempio lo slash riferito a quello che effettivamente stiamo facendo, quindi abiti rosa. Per esempio, facciamo una campagna sulla collezione nuova, possiamo metterci per esempio slash nuova collezione, anche se in realtà nel nostro sito non esiste una pagina, perché questo è solo quello che l'utente visualizza. Poi quando clicca va nella pagina dove gli abbiamo messo tutto. Questo qui sotto, appunto, è in realtà l'utente va a irisnobu.it/collection, tutto HTML. Ok, andiamo ora alla parte delle parole chiavi. Prima non abbiamo detto che esiste anche all'interno di Google AdWords, nella parte qui, strumenti. No, no, infatti non ci puoi volevo fare più qua, comincia a scrivere delle cliccarlo. pagine, delle Ok, parole, vabbè. perché no. Infatti, no. Comunque all'interno del menu strumenti c'è proprio uno strumento che si chiama, dopo lo vedremo. Comunque, allora, iniziamo mettendo sicuramente abiti da sposa, poi dopo, vabbè, perché qui ovviamente il discorso delle parole chiavi, proprio perché è molto importante, in realtà anche un pochino più complesso, cioè ci sono varie tipologie, tutto quello, non sapevamo se Noi introdurre, cerchiamo anche questa esatto. cosa, cioè ci sono. Cioè qui ad esempio, anche cliccando qui, che ti dice utilizza i tipi di corrispondenza, se noi cliccassimo, andiamo proprio ad una parte. Ora ve la faccio soltanto magari vedere in generale, che è proprio il supporto della guida di Google AdWords, che ci fa vedere ta-da, che come si possono inserire le parole chiavi. Cioè io voglio che si veda proprio solo abiti da sposa, oppure io vi dico quello che si può fare, poi dopo come si fa. Voglio che magari anche se io scrivo parola chiave abiti da sposa, anche se cercano abito da sposa o abito da spose o cose del genere, si visualizzi. Quindi ci sono tutte queste possibilità, e c'è anche la possibilità che vi accennavo prima, cioè per esempio io non voglio che si veda una determinata parola piuttosto che altra, cioè per esempio io ora sto facendo rosa, quindi non voglio che abiti la sposa bianco, per esempio, si veda. Quindi qua.
mettiamo un po' abito da sposa. Sì. Adesso se noi abbiamo un'altra campagna che faceva solo gli abiti da sposa generici, piuttosto che quelli rosa, bianchi, vintage o quel che sia, naturalmente non ci avremmo messo qua abito da sposa. Bello. Sì. Metti anche rosa. E sposa no, sempre al fianco. Ah, infatti c'è questo è un esempio, okay, poi okay. C'è ancora la stima del traffico di ricerca. Oh, prova per esempio a togliere rosa. Il rosa è molto specifico, questo è quello che vi abbiamo fatto vedere prima, no? Se tu metti scarpe, prendi più traffico, se metti quello che è proprio specifico, oppure se metti qualcosa bianco, ancora di più. Ok, quindi per esempio questo ti dice che mediamente tu per partecipare alle aste spendi da 0,59 a 0,72 per ogni click, che hai indicativamente da, per quelle località che tu hai messo, no? Perché tu hai detto esatto, Milano, Milano, Marche e Pescara, hai 19 e 23 click al giorno, per questo spenderai intorno a questa cifra, perché naturalmente ti prende, ok, il budget che tu hai impostato prima, ok? Dice con 14 euro al giorno, quindi tu avrai questo. C'è il 20% di diciamo, sì, quello sì. Che può fare di ok, andiamo avanti, ma salviamo questo gruppo di annunci. Quindi io l'ho fatta la mia offerta? Sì, l'ho fatta. Sì. Allora, metti subito la parola in pausa perché il mio collega ha fatto una campagna in YouTube da 9.999 euro in una lezione di AdWords che è partita, no? Fino a quando non ha speso tutti i soldi della carta di credito. E laboratorio di... Allora, quindi per vedere, vedi, a sinistra vedete il nome della campagna, abiti da sposa su misura, il nome del gruppo di annunci che è abito rosa, poi qui abbiamo una lista di parole chiave, adesso tutto in pausa però è abito da sposa, abiti da sposa, poi gli annunci, per cui c'è l'annuncio che abbiamo creato, noi per esempio possiamo creare anche 3, 4, 5 annunci con elementi diversi, no? Magari che ne so, il concetto di mettere su misura rende di più. Oppure naturalmente il concetto di mettere il fatto di vieni a provarlo potrebbe essere un elemento importante perché vuole essere provato. Quindi provare a puntare su quegli elementi qualitativi che possono essere più interessanti e poi vedere quale annuncio va meglio. Okay? Le parole chiave ne possiamo inserire quante ne vogliamo, okay? Aggiungendole. Allora, questo in grandissima sintesi è un po' come si lavora con AdWords. Ovviamente ci sono tutte le opzioni che abbiamo saltato che possono essere più o meno interessanti, però la base è questa, dopo è tutto un arricchimento. Come dire, più si può aggiungere annunci, gli annunci funzionano per le stesse parole chiave del gruppo di annunci, si possono creare altri gruppi di annunci con parole chiave un po' diverse, ma sempre all'interno della stessa campagna, quindi con quel budget che ci avevamo prefissato e così via. Diciamo, è uno strumento molto completo che abbiamo a disposizione per fare questo tipo di ricerca. Sì, io ho la mia campagna che dura 10 giorni e due gruppi di annunci. Sì. Lui come se lo gestisce quando termina un gruppo e quando inizia l'altro? Li porta avanti? Ah, insieme. Se li porta avanti contemporaneamente, tu chiedi quale annuncio? Sì, quale annuncio? Allora, inizialmente li mette, li alterna. Cioè per cui una volta offre per uno, una volta offre per un altro, poi fa di col testa B da solo. Ah. E quindi vedi quale funziona meglio e poi tendenzialmente tu vedrai che in una campagna dove ci sono 4-5 gruppi di annunci, quelli che vanno meglio sono due. Perché lui vede all'inizio, fa random e quindi riesce a vedere il traffico tale per far capire quale va meglio, quello che va meglio e poi lo fa vedere più spesso. Io quando so se ho vinto l'asta per la posizione in alto, destra. Possiamo vedere l'account quello. Sì, se vogliamo fare l'esempio. Okay. Così facciamo vedere l'account con i dati.
quando avrò tempo di mettere le parole chiave giuste la farò ripartire, sì. E così via, cioè è una cosa molto dinamica che si possa dire volendo minuto per minuto potenzialmente. Sì, sì. Comunque a livello basico uno si costruisce la campagna come abbiamo fatto con la signora e poi la collega ad una pagina dove ci sono, sì. C'è quell'argomento, diciamo, ci mette un chiamami, prendi l'appuntamento, sì. Ci siamo. Sì, sì, volendo sì, cioè per lì se non sospendevamo andavo online, cioè con breve per una mail. Chiama, sì, sì, le mandi dove, nella pagina che vuoi, c'è la possibilità poi più avanzata magari di fare alcune azioni specifiche tipo direttamente la chiamata, magari al telefonino se ci clicchi ti parte il fatto chiama subito. Insomma ci sono dei tutorial dentro. Sì, allora su AdWords c'è il supporto Google che è completissimo, nel senso bisogna leggerselo, però c'è tutto quanto per poi fare qualche step. Sì, sì. Subito vedi effettivamente, no? Come è successo, quindi sappiamo che la campagna è iniziata sabato 5 dicembre, ok, e è finita sabato 19 dicembre. Allora, la campagna si chiamava Offerte di Natale Vini, aveva un solo gruppo di annunci, ok, che aveva, diciamo, delle parole specifiche su due vini, ok, vino pecorino e vino passerina, e gli annunci. Abbiamo messo biologico, perché il vino non è biologico, cacciotta, formaggio per non fare, diciamo, utilizzare, perché abbiamo utilizzato delle parole chiavi a frase, ok? Quindi dopo li cambiano veramente il tipo di corrispondenza. Quando utilizziamo le parole chiave attraverso le parentesi quadre, sono secche, quindi non c'è nessun tipo di sinonimo, plurale, singolare, alternanza delle parole chiave, quindi non serve. Quando utilizziamo le corrispondenze con il più, con le virgolette e così via, è sempre meglio utilizzare le parole chiave negative. Considerate che non facciamo un approfondimento sulle corrispondenze generiche, perché da quando sono entrata in Google ci ho messo tipo 4 mesi per ricordarmi tutte le corrispondenze e ancora tutt'oggi quando ho delle parole, delle domande un po' complesse riguardo la guida, perché è difficile ricordarsi, quindi al momento poi andrete a vederlo. E gli annunci che avevano creato sono questi, no? Offerta vino passerina, offerta vino pecorino. Adesso, per esempio, una cosa che poteva essere anche fatta era di fare due gruppi di annunci. Ok? Per cui, naturalmente, per esempio, un gruppo di annunci era passerina, con l'annuncio passerina, l'altro con il pecorino, in modo tale che fosse, diciamo, super coerente. Per vedere i risultati, no? Quello che tu mi hai chiesto come dati, vedi che probabilmente, quindi questo, l'offerta di vino pecorino, è il gruppo di annunci che è andato meglio, cioè l'annuncio che è andato meglio, perché ha ricevuto, vedi che è stato pubblicato il 68% delle volte, ok, rispetto al totale, e quello su passerina è stato pubblicato il 31% delle volte, ok? In totale, questa campagna ha ricevuto 191 click e ha fatto 2109 impressioni. Allora, 2109 impressioni significa che quando un utente ha cercato, quindi quelle due parole chiave che sono state inserite, cioè vino passerina e vino pecorina, in totale questo annuncio è apparso 2109 volte, ok? E anche apparso in una posizione ottima, cioè essendo parole molto precise e non generiche, è apparso in posizione 1.1, quindi è apparso sempre, quasi sempre in alto. Questo sì, questo è un buon risultato, ok? Certo che più noi mettiamo, se avessimo messo vino per Natale, naturalmente c'erano tanti utenti, tanti competitor che partecipano.
partecipava e quindi avremmo avuto una posizione più bassa, magari in un posto più alto. Questo poi ti porta ad avere questo CTR, è il rapporto fra il numero di impressioni e il numero di click, ok? Per cui è molto buono, perché mediamente noi ci riteniamo soddisfatti se il CTR è più alto di 1, ok? Quindi questo che cosa significa? Che l'annuncio era coerente, quindi che l'utente che ha visto l'annuncio ha detto questo era quello che effettivamente cliccavo, cercavo e ci clicco. Poi naturalmente c'è da dire che comunque il CPC medio non è, non è bassissimo, siamo sui 28 centesimi, sono le parole molto specifiche, ok? Quindi è abbastanza importante e direi che questa è un po' piccolina come campagna per ottenere delle vendite. Considera che il tasso di conversione accettabile è inferiore all'1. Quindi se noi con 100 utenti possiamo sperare, cioè 100 utenti che hanno cliccato, poi dipende dai settori, dipende dall'obiettivo, cioè, però indicativamente noi possiamo sperare che 1 su 100 abbia comprato, ok? Quindi per il momento è ancora un po' troppo, diciamo, un po' volume. E poi, dato che ne abbiamo parlato tanto stamattina, direi che vi faccio vedere anche quello che succede sul mobile. Grazie.